E Abubakar, voce e volto del coordinamento lavoratori agricoli OSB, a scandire il ritmo delle rivendicazioni. L'irriverente slogan "Prima gli sfruttati" sintetizza il tema dei lavori del convegno Agricoltura e Eticoltura a Palazzo Dogana. L'Unione Sindacale di base ha scelto Foggia per la sua assemblea nazionale. Presenta qui la piattaforma sindacale per un giusto riconoscimento dei diritti sociali, contrattuali e sindacali a chi lavora la terra. Ai 16 braccianti che hanno perso la vita in due terribili incidenti in estate sulle strade della provincia di Foggia viene tributato un minuto di silenzio e i loro nomi risuonano nella sala, insieme a quelli delle altre vittime del lavoro nei campi. In prima fila c'è Silvia Berti, nipote di Giuseppe Di Vittorio, figura simbolo della lotta bracciantile. Il giornalista Gad Lerner porta la sua testimonianza e il suo reportage. Assente la politica locale, atteso per ore il governatore Michele Emiliano. Il ministro Gianmarco Centinaio aveva già dato forfè qualche giorno fa. Dai migranti arriva anche la solidarietà ai lavoratori del 118 che lottano per l'internalizzazione. In questa assemblea avete portato anche la vertenza del 118, ci sono spiragli? Ma spiragli, questo ce lo devono dire i politici che magari non ci sono a questa riunione. Noi ci speravamo tanto, almeno di far presente i nostri problemi, che sembrano quasi come questi dei lavoratori braccianti di colore. Anche noi sotto caporalato probabilmente, perché ormai la situazione diventa critica anche per quanto riguarda il nostro settore. Chiediamo di essere internalizzati dalla società che gestisce attualmente la metà delle postazioni del 118, perché noi facciamo parte di associazioni che attualmente navigano in brutte acque. Sembra che per illeciti e illegalità commesse in questi anni, e dovranno ancora venire fuori e noi non sappiamo del nostro futuro. Noi, diciamo la verità, è da un anno e mezzo che siamo entrati nel settore dell'agricoltura. Non abbiamo riscontrato tantissime cose che combaciano anche con gli sfruttati di altro colore della pelle. Le dico una: ieri Abubakar è andato in visita a portare la solidarietà in una postazione del 118 ed è rimasto impressionato da come vengono trattati innanzitutto e poi dal fatto che prendono una miseria rispetto alle ore che fanno. E gli ha detto: siete come i nostri fratelli migranti che stanno al ghetto. Quindi ecco perché è una parola che è quella di "prima gli sfruttati", che vale per tutti, al di là del colore della pelle.